Fondi sviluppo e coesione, ma anche budget sanità. Il PD pugliese mostra i muscoli e chiama il governo. Nella sede barese di Via Re David, l'ex capogruppo a Montecitorio, Deborah Serracchiani, al fianco dei parlamentari e del neo segretario regionale De Santis. Nuovi particolari emergono dalla confessione di Thaulant Malai, il 45enne che nella notte tra sabato e domenica avrebbe ucciso a Torre Maggiore Massimo De Santis, ritenuto l'amante di sua moglie Tefta e sua figlia Jessica. Intanto migliorano le condizioni della donna ai riuniti di Foggia. Casa Massima, Toritto e Poggiorsini assegneranno la fascia tricolore già lunedì. Per gli altri centri potrebbero servire i supplementari. 9 città al voto nel Barese per le comunali. Altamura e Monopoli, teste di serie della tornata. Nuovo appuntamento con l'informazione dalle province di Bari, Bat e Foggia. Si è parlato questa mattina nella sede del PD pugliese di fonti di sviluppo, di coesione, ma anche di budget sanità. A farlo il neo segretario regionale De Santis insieme all'ex capogruppo a Montecitorio Deborah Serracchiani. Antonio Bucci. È una evidente volontà in qualche modo di ridurli, di non prestare attenzione a quelli che sono invece dei progetti importantissimi per modernizzare non solo il Sud ma il Paese, e dall'altra parte c'è in qualche modo anche una disattenzione sui grandi temi. Penso alla sanità pubblica, si continua a tagliare, penso alla giustizia. Manca totalmente una strategia. Se voi considerate che solo sulla governance del Piano Nazionale di Ripresa, da quando si è insediato questo governo, stanno ancora ragionando su chi deve fare cosa e non ci hanno ancora detto cosa vogliono fare. Deborah Serracchiani è al fianco del PD pugliese, che prova a mostrare i muscoli su fondo sviluppo e coesione e piano nazionale di ripresa e resilienza. L'ex capogruppo a Montecitorio, a Bari in Via Re David, con lei ci sono i parlamentari del territorio e il neo segretario regionale Domenico De Santis. Se la prendono con il ministro Raffaele Fitto, reo di una sopravvalutazione delle capacità di governance, attacca Claudio Stefanazzi, ma anche quello che definisce l'impianto ideologico dell'esecutivo, che sposta a Palazzo Chigi l'attività di programmazione del Ministero delle Finanze e l'interlocuzione unica con i corpi intermedi, con una visione vicina, attaccano a quella del vecchio Ministero delle Corporazioni. Siamo ostaggi di una politica assolutamente incomprensibile di accentramento, che sta impedendo alla Puglia, ma anche alle altre regioni del Sud, ma in genere a tutte le regioni italiane, di complementare la programmazione dei piani operativi regionali con l'FSC. Il tema è che i pugliesi, i meridionali, tutti gli italiani stanno aspettando che questo governo sblocchi 270 miliardi di risorse del PNR. Grazie al Partito Democratico, a Paolo Gentiloni, l'Italia è stata la nazione che ha ricevuto più risorse del PNR. Allo stato attuale queste risorse rischiano di essere restituite all'Europa, perché il ministro Fitto non riesce a costruire con le regioni un rapporto sinergico. Intanto continuiamo a parlare di sanità, perché servirà il via libera dalla giunta regionale per le assunzioni di personale da parte di ASL, ospedali ed enti di servizio sanitario pugliese. Da Via Gentile lo avevano già annunciato a marzo, nelle scorse ore invece è arrivata la delibera dell'esecutivo. Lo avevano annunciato con la delibera di fine marzo, lo hanno confermato nelle scorse ore da Via Gentile. Le nuove assunzioni di ASL, ospedali ed enti del Servizio Sanitario Regionale Pugliese dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Regionale. Il documento arriva nelle stesse ore nelle quali l'ipotesi di ispezioni dei parlamentari negli ospedali manda su tutte le furie l'assessore al ramo Rocco Palese, tanto più quando si citano i numeri dell'indebitamento. Sul fronte interno però la linea del cosiddetto piano antideficit presentato sui tavoli della capitale e condiviso con i sindacati resta la stessa: non un pugno duro ma un filtro sì, niente sprechi nel rispetto degli obblighi derivanti dal piano operativo, spiegano, e via libera vincolato alla presentazione di un piano assunzionale per ogni singola realtà che tenga conto dell'impatto economico dei nuovi ingressi e delle attività svolte, con particolare attenzione all'assistenza territoriale, da garantire fari accesi su tutti i ruoli e profili delle sanità service, eccetto quelli del servizio emergenza urgenza 118, mentre il personale coinvolto nel processo di internalizzazione dell'emergenza urgenza non sarà soggetto ad autorizzazione preventiva, ma dovrà ugualmente passare da un piano dettagliato con monitoraggio periodico. Cambiamo argomento, progetto di sicurezza sul lavoro per contrastare il fenomeno degli infortuni. INAIL, CGIL Puglia, a Bari fanno il punto della situazione anche insieme a Confindustria e lanciano una nuova iniziativa per invertire la tendenza. Sentiamo Domenico Brandonisio. Prevenire gli infortuni sul lavoro e salvaguardare la vita dei lavoratori passa anche da una cultura diversa.
Lo affermano in coro INAIL e CGIL Puglia, preoccupate dai dati relativi al 2022. Oltre 51 gli incidenti mortali sul lavoro nella nostra regione, con una media di oltre 80 denunce di infortuni ogni anno, tra i settori coinvolti principalmente edilizia ed agricoltura. Anche per questo è stato presentato il progetto della Fondazione Maierozzi, che prevede la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e informazione sul territorio, con attenzioni su parità di genere e lavoratori stranieri. Il tutto appunto per promuovere una cultura di sicurezza maggiormente al passo coi tempi. La nostra idea è quella di lavorare sulla prevenzione. Poi c'è tutto il tema che abbiamo affrontato rispetto al coordinamento degli enti istituzionali, che hanno anche loro dei compiti precisi, ma vorremmo ragionare con le imprese, spiegare alle imprese che il tema degli investimenti sulla sicurezza sono risorse che servono alle imprese, servono a far lavorare meglio i lavoratori e servono ovviamente a evitare che poi si debbano gestire tragedie che incidono anche negativamente sulle imprese. Dobbiamo aumentare la cultura della sicurezza del lavoro, abbiamo ancora troppi infortuni sul lavoro, dobbiamo lavorare su questo. In Confindustria non esistono aziende che hanno lavoratori in nero e per esempio questa è una piaga che dobbiamo sconfiggere non solo nelle aziende in Confindustria ma su tutto il territorio, ma dobbiamo puntare sulla cultura della sicurezza. Noi riteniamo che al di là dell'aspetto normativo e organizzativo, se vogliamo anche tecnico, deve passare il messaggio che la prevenzione degli infortuni sul lavoro è una scelta di carattere culturale, per questo stiamo lavorando molto con le scuole. Andiamo avanti con la cronaca. Gli omicidi di Torre Maggiore nel Foggiano, convalidato il fermo del panettiere albanese di 45 anni, Taulant Malai, detenuto nel carcere di Foggia. Intanto la moglie, Tefta Malai, rimasta ferita e attualmente ricoverata nell'ospedale Riuniti, ha rilasciato delle dichiarazioni shock ad una TV albanese. Il punto nel servizio di Antonella Davola. Taulant Malai resta in carcere, il GIP del Tribunale di Foggia stamani ha convalidato il fermo del panettiere 45enne, reo confesso di aver ucciso il 7 maggio all'interno della palazzina di via Togliatti 32 a Torre Maggiore sua figlia 16enne Jessica e il suo vicino di casa, il 51enne Massimo De Santis, che riteneva essere l'amante di sua moglie Tefta Malai, 39 anni, è rimasta gravemente ferita. Dal provvedimento emesso dalla Procura Dauna emerge che il quadro indiziario contro il 45enne si è consolidato con la visione dei filmati delle telecamere dell'abitazione, che hanno ripreso le scene in cui l'uomo colpiva ripetutamente con chiara volontà omicida sia la moglie sia la figlia. Tutto questo, evidenzia il GIP, avveniva sotto gli occhi del figlio più piccolo della coppia. Secondo gli inquirenti, le brutali modalità di realizzazione dei fatti mostrano nell'indagato un'assoluta insensibilità verso la vita umana ed una comune propensione al delitto come mezzo di affermazione delle proprie convinzioni e del proprio ruolo all'interno della famiglia. Intanto la 39enne nelle scorse ore ha potuto riabbracciare il figlioletto di 5 anni accompagnato dalla zia nella stanza del reparto di chirurgia generale del Policlinico Riuniti di Foggia dove è attualmente ricoverata. La donna ha anche rilasciato ad un emittente albanese delle dichiarazioni relative alla sua versione della dinamica degli omicidi e delle rivelazioni shock sulla figura del marito dipinto come un mostro che a suo dire da anni abusava della figlia. Nella giornata di domani Tefta Malai sarà ascoltata dai magistrati, mentre nelle prossime ore sarà conferito l'incarico per le autopsie sui due corpi. Fatture false, indebite compensazioni d'imposta. I finanzieri di Bari sequestrano beni per 2,3 milioni di euro a due imprese del capoluogo e ai loro tre amministratori. Avrebbero indicato nelle previste dichiarazioni fiscali con riferimento agli anni d'imposta 2018 e 2019 costi inesistenti documentati da un consorzio di imprese romano per un importo complessivo di 3,7 milioni di euro circa relativi ad attività di ricerca e sviluppo utilizzando in compensazione quali crediti d'imposta quota parte dei suddetti oneri. Per questo i finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 2,3 milioni di euro nei confronti di due società con sede nel capoluogo pugliese operanti nel settore della fabbricazione di prodotti per l'edilizia e ai suoi tre amministratori per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione d'imposta. Gli indagati, da un lato, non avrebbero rispettato le condizioni normative necessarie per beneficiare del credito d'imposta, dall'altro avrebbero reiterato inadempimenti fiscali da parte del consorzio e omesso documentazione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti. Detenzione, spaccio di droga e resistenza pubblico ufficiale, un 22enne è stato denunciato dalla polizia a Barletta. Antonio Gargano.
Spacciava droga nel centro cittadino un 22enne di Barletta che è stato denunciato dal commissariato di polizia. Durante un'attività di controllo, gli agenti della squadra volante hanno notato un gruppo di ragazzini tra i 13 e i 15 anni, in attesa di qualcuno nelle vie del centro. Dopo alcuni minuti, il 22enne ha raggiunto i minorenni a bordo di una bici elettrica guidata contromano, consegnando loro una dose di marijuana estratta da un marsupio. L'intervento della polizia ha colto in flagrante il responsabile, che si è dato alla fuga appena è stato fisicamente raggiunto dagli agenti. Prima di dileguarsi, al giovane sono stati sottratti due borselli che contenevano 765 euro in banconote di piccolo taglio, un panetto di hashish per un peso di oltre 95 grammi, un cellulare, 11 dosi di marijuana per un peso di quasi 20 grammi e 9 dosi di cocaina pari a quasi 5 grammi. La polizia ha denunciato il 22enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Controlli intensi nel centro di Barletta, tra i mercati della droga maggiormente dinamici e attenzionati. La scritta "Piombo Piombo contro Fratelli d'Italia" è apparsa questa mattina a Bari su un muro di Corso Benedetto Croce, come vedete nelle immagini, ad angolo con via La Terza. Il messaggio non era firmato, un fatto gravissimo, soprattutto a due giorni dall'anniversario dell'omicidio di Via Fani e della giornata per le vittime del terrorismo, si legge in una nota di Fratelli d'Italia Puglia. Al via domani invece al Tribunale di Trani il processo a carico di Pasquale Rutigliano, il 33enne di Barletta ritenuto responsabile dell'omicidio di Giuseppe Tuputi. Sentiamo. Comincerà domani il processo a carico di Pasquale Rutigliano, il 33enne di Barletta che l'11 aprile 2022 ha ucciso il 43enne Giuseppe Tuputi, titolare di un bar in Via Rionero. L'udienza preliminare dello scorso 6 aprile ha disposto il rinvio a giudizio per l'imputato. Durante l'incidente probatorio, il GUP del Tribunale di Trani, Marina Chiddo, ha analizzato la perizia psichiatrica a cura del dottor Francesco Carabellese, certificando la piena capacità di intendere e di volere di Rutigliano. Nell'udienza filtro di venerdì 12 maggio le parti potranno ammettere eventuali testimoni a processo per poi passare alla fase dibattimentale. A difendere il 33enne imputato sarà l'avvocato Claudio Cioce, mentre la famiglia Tuputi verrà rappresentata dal legale Francesco Piccolo. I fatti risalgono all'11 aprile dello scorso anno, quando in seguito all'ennesima accesa discussione tra Rutigliano e Tuputi, il cliente ha esploso 3 colpi di pistola verso il titolare del bar, uccidendolo sul colpo. Rutigliano è stato poi raggiunto dalle forze dell'ordine e arrestato nelle ore successive, confessando l'assassinio pochi giorni dopo, nonostante si fosse inizialmente avvalso della facoltà di non rispondere. Cambiamo argomento, Casa Massima, Torito e Poggiorsini assegneranno la fascia tricolore già a lunedì, per gli altri centri invece potrebbero servire i supplementari. 9 sono le città al voto nel Barese per le comunali, Altamura e Monopoli, teste di serie della tornata. Casa Massima, Torito e Poggiorsini assegneranno la fascia tricolore già nel pomeriggio di lunedì, nel primo caso perché a correre da aspiranti per i miei cittadini sono soltanto in 2, l'uscente Giuseppe Nitti e Nica Ferri per PD e Pentastellati. Negli altri 2 casi invece si tratta di centri sotto i 15.000 abitanti, saranno loro i primi a festeggiare nel post-voto delle comunali in provincia di Bari, grandi centri alle urne, 9 in tutto e ballottaggio all'orizzonte, nonostante ci sia chi confida di poter archiviare la pratica senza supplementare. Dopo Brindisi e Altamura a guadagnarsi il secondo gradino del podio per numero di abitanti con gli oltre 70.000 dell'ultimo censimento. Nella città di Federicus sono in 5 a provare a raccogliere l'eredità di Rosa Melodia dopo solo un mandato di governo. Donato Laborante per i Nuovi Socialisti, Carlo Vulpio per Avanti Mediterraneo e Rinascimento Sgarbi, Michele Loporcaro per 5 Stelle e Civici, Gianni Moramarco per il centrodestra e Antonio Petronella per Altamura protagonista, attrazione centrista e con il simbolo erede dei Dem. A Monopoli in 3 provano a strappare la fascia d'Angelo Annese con Azione a sostegno del PD di Paolo Comes, al contrario dei ferri corti in regione. Sinistra e 5 Stelle su Angelo Papio e il civico Pietro Brescia. Corrono in 6 a Mola, in 4 ad Acquaviva dove Davide Carlucci lascia dopo 2 mandati, in 4 a Noci con l'uscente Nisi neo approdato nella segreteria PD di Domenico De Santis e in 4 a Valenzano dopo la fine anticipata dalla scorsa consiliatura. Puntare sulle potenzialità imprenditoriali e capacità delle donne dei Monti Downi, nasce così il progetto Inclu Downia, che si baserà anche su dei corsi specifici di formazione.
includere nel mercato del lavoro le donne dei Monti Dauni sfruttando le loro potenzialità, partendo da Castelluccio Valmaggiore, comune epicentro dell'iniziativa nominata Includonia. Dal nome stesso, lo spirito sarà quello del coinvolgimento, dell'aggregazione, favorendo allo stesso tempo professionalità e spirito imprenditoriale. Sempre in questa cittadina si svolgeranno dei corsi di formazione adibiti a questi scopi. Promuoviamo il lavoro e l'imprenditoria delle donne, considerando che nei Monti Dauni ci sono veramente tante potenzialità di lavoro e di impresa, specialmente nel campo del turismo, quello sostenibile, quello lento, che sembra che il Covid abbia addirittura allargato e abbia promosso, no, nei Monti Dauni. Il progetto, presentato nella Casa delle Donne del Mediterraneo a Bari, è sostenuto dalla Regione Puglia e si punta soprattutto sulla capacità di potenziare il turismo di questo territorio. Permette l'empowerment delle donne, l'autoimprenditorialità, quindi la capacità di sviluppo di impresa in un territorio che magari è un po' più in periferia e che ha sicuramente necessità di avere di dare opportunità alle donne, alle loro potenzialità, alle loro grandi capacità. Quindi insomma è una bella cosa, mettiamo insieme la valorizzazione del territorio e la valorizzazione delle donne. Uno sportello per l'accompagnamento educativo di minori e familiari di persone detenute all'interno del carcere di Bari si chiama Genitorialità oltre le sbarre, è il nuovo progetto socio-educativo promosso proprio dall'assessorato al welfare. Uno spazio per l'accompagnamento educativo di figli minori e familiari di persone detenute, un presidio incentrato su accoglienza e attenzione alle bambine e bambini che vivono la separazione da un genitore. E Genitorialità oltre le sbarre, il progetto socio-educativo promosso dall'assessorato comunale al welfare e realizzato dagli educatori del centro servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca e gestito dalla cooperativa sociale Progetto Città. Lo spazio, all'interno del carcere Rucci di Bari, allestito con materiali ludici e artistici, è stato abbellito con un grande murales realizzato durante i laboratori educativi e artistici che hanno coinvolto i minori dei detenuti. Da marzo dello scorso anno sono 738 gli utenti tra detenuti e bambini complessivamente coinvolti. Durante i colloqui, l'area antistante a quella per le visite viene allestita e animata da attività laboratoriali e ludico-educative per le diverse fasce d'età. L'idea è di potenziare e sviluppare con questo progetto ulteriormente quello che già è in corso, come supporto soprattutto la paternità, perché la responsabilizzazione di un padre a noi porta poi il risultato di, come dire, un percorso di riflessione, di critica anche sul proprio vissuto, quindi se riusciamo anche, ovviamente non con tutti, con qualcuno, ad attivare questo percorso, per noi è un risultato brillantissimo. Sono più di 738 le persone coinvolte, papà, mamme e bambini che, diciamo, che periodicamente sono qui nella casa circondariale un po' per incontrare uno dei propri genitori in detenzione. La stessa provincia pugliese invece non figura fra le 15 destinazioni più attrattive della stagione estiva, se ne è parlato in un convegno promosso da Confindustria Bari BAT. Maria Fiorella. La BAT registra solo il 3% degli arrivi turistici che hanno interessato la Puglia durante le scorse vacanze estive. La sesta provincia pugliese non figura fra le 15 destinazioni più attive della stagione, pur vantando siti di elevato interesse culturali come l'iconico Castel del Monte. Imprese ed istituzioni si sono perciò interrogate su quali tasselli mancano ancora per poter parlare di turismo con destinazione BAT. Abbiamo necessità di implementare l'industria del turismo che fa bene non solo alle aziende che vivono di turismo, ma fa bene a tutta la filiera, perché dietro c'è per esempio il food and beverage, il vino, la produzione alimentare. È importante valorizzare il potenziale turistico anche per gli effetti economici sull'intero territorio pugliese. Il valore aggiunto turistico della Puglia è di quasi 4,8 miliardi di euro, secondo la stima del 2022, e pesa il 6,8% sul totale economia dell'area. Considerando tutta la filiera, si arriva quasi al 12,4%. Ad
Adesso ci troviamo in una congiuntura favorevole perché ci troviamo davanti alla situazione per esempio di essere un bacino in mezzo a due aeroporti che funzionano, non solo quello di Bari che va grandemente già da tempo, ma anche quello di Foggia sul quale si è deciso di investire. Io credo che questo ci può aiutare forse anche a replicare un po' quel piccolo miracolo che c'è stato nella Valle d'Itria come territorio al centro di due aeroporti. La Puglia può quindi creare ancora valore economico puntando su un turismo ben distribuito sul territorio. Tra gli obiettivi base figura la sostenibilità e l'ambiente. Una maggiore attenzione alla salubrità degli spazi con la green economy, la qualità dei servizi sanitari, la presenza di strutture sanitarie efficienti nella destinazione diventa un fattore competitivo. Memorial Day 2023, la Polizia di Stato ricorda le vittime della criminalità. Il sindacato autonomo di polizia di Foggia ha deposto un omaggio floreale davanti al CIPO dedicato ai caduti. E in particolare vogliamo ricordare, e aggiungo di nuovo per non dimenticare, le troppe vittime di questa città. Ricordare il sacrificio compiuto da uomini e donne in divisa, servitori dello Stato e di tutti coloro che hanno pagato con la vita il proprio impegno a favore della collettività. E questo è l'intento della 31esima edizione del Memorial Day, organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia per celebrare tutte le vittime del terrorismo, della mafia e di ogni forma di criminalità, anche della città e provincia di Foggia, terra che ha pagato e continua a pagare un duro prezzo. Nel capoluogo dauno la cerimonia si è svolta nel piazzale antistante alla questura, dove è stato deposto un omaggio floreale presso il CIPO dedicato ai caduti della Polizia di Stato. Io sono il nipote figlio della sorella del brigadiere Giuseppe Ciotta di Ascoli Satriano, ammazzato, o direi meglio trucidato alle spalle vigliaccamente a Torino il 12 marzo del 1977 da un gruppo che si denominava Prima Linea. Purtroppo il ricordo è pesantissimo, ma nello stesso tempo non possiamo che essere grati al Sindacato Autonomo di Polizia e in generale alla Nazione che ha deciso di istituire una giornata della memoria il 9 maggio di tutti gli anni per ricordare le vittime del terrorismo e, io mi permetto di aggiungere, anche del dovere. Noi abbiamo una città e una provincia dove esiste una mafia violenta e agguerrita. Per fare e distruggere, tra virgolette, questo tipo di mentalità c'è bisogno della società civile, c'è bisogno dell'aiuto di tutto, c'è bisogno dei cittadini, c'è bisogno sì delle forze dell'ordine, ma c'è bisogno soprattutto, e sottolineo, dei cittadini che devono e hanno l'obbligo morale di denunciare questi soprusi. I 100 anni dell'aeronautica militare, ieri la fanfara ha suonato in onore di San Nicola. L'aeronautica militare celebra 100 anni di fondazione, ma soprattutto questi 100 anni di fondazione celebrano anche, 3 anni prima sono stati celebrati, i 100 anni di affidamento delle forze che volano nel cielo italiano alla Vergine di Loreto. Quindi pensiamo che insieme alla Vergine noi possiamo mettere sotto la protezione di San Nicola l'aeronautica. Con le parole di padre Giovanni Di Stante si apre il nuovo appuntamento dell'aeronautica militare a Bari dopo l'accompagnamento musicale al passaggio del corteo storico di San Nicola dei giorni scorsi e sempre per celebrare il suo centenario. Stavolta appuntamento in Basilica con il concerto della fanfara del comando scuole aeronautica terza regione aerea. Nata nel 1984 e diretta dal primo lungotenente Nicola Cotugno, è composta di 30 elementi fra sergenti e graduati diplomatici nei conservatori musicali presenti nel territorio nazionale. Un nuovo omaggio dunque al Santo di Mira. L'aeronautica militare è indissolubilmente legata alla città di Bari come a tutta la regione Puglia, quindi anche questo omaggio in questa splendida basilica ci sembrava doveroso, oltre che particolarmente importante perché testimonia in particolare quest'anno il centenario di costituzione della nostra Forza Armata, e quindi essere qui davvero è un regalo che noi facciamo alla cittadinanza e a San Nicola, ma è anche un regalo che riceviamo in quanto ospitati qua dentro. È tutto per questa edizione, dopo la pubblicità le notizie da Taranto, Brindisi e Lecce. Rimani connesso, scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud.
più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.